Buongiorno a tutti, parlo a nome del Milano Coordinamento Soccorritori, un coordinamento che è nato un po' di mesi fa dal malumore dei tanti colleghi del settore. Porto la voce dei soccorritori, una categoria di invisibili, tanto che non abbiamo una professione riconosciuta, per non parlare delle indennità che nessuno di noi ha. Sono mesi, anni in realtà, in cui sulle spalle dei lavoratori del soccorso pesano diversi tagli e diversi cambiamenti nocivi per i lavoratori stessi, ma anche per la tutela della salute dei pazienti. La maggior parte delle ambulanze sul territorio della Lombardia, soprattutto su Milano, è passata ad avere due operatori e non più tre, rendendo il lavoro molto più difficoltoso e molto più rischioso per i pazienti stessi, dilungando di molto le tempistiche dei soccorsi, dato che sulla maggior parte degli interventi bisognerà attendere l'arrivo di una seconda ambulanza per poter evacuare il paziente in sicurezza. Il soccorso lombardo è allo sbando, tra chi non sa, chi fa finta di non sapere, chi non può economicamente e chi non vuole spendere perché fondamentalmente della salute non gli interessa nulla, gli interessa solo ricavarne profitto. Tra le associazioni e le cooperative, quelle completamente a norma sono una rarità. I lavoratori sono quelli più colpiti da queste situazioni, perché è su di loro che si fa il grosso del risparmio. In pochissimi riconoscono i 15 minuti della vestizione e del controllo del mezzo prima del turno. I ticket sono una concessione per i più fortunati, così come il lavaggio delle divise, che per la legge 81 del 2008 sarebbe obbligatoriamente a carico dell'azienda. Per non parlare degli straordinari non pagati, dei contratti all inclusive da €800 mensili, tra ore che figurano come volontariato e ore che figurano come lavoro, di dispositivi di protezione mai consegnati anche nel momento di boom della pandemia del Covid. Insomma, il soccorso lombardo non naviga nell'oro, a differenza di ciò che raccontano televisioni e giornali. E a farne le spese siamo noi lavoratori. Poi c'è il rovescio della medaglia, già perché poi invece c'è chi si arricchisce sul soccorso e non parlo delle associazioni di criminali su cui tutti puntano il dito, delle fasulle organizzazioni di volontariato che sfruttano i lavoratori, ma parlo della dirigenza di AREU, ovvero l'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza, l'ente pubblico che organizza tutto il soccorso extraospedaliero. Mentre da una parte abbiamo le formichine delle organizzazioni di volontariato, costrette a scegliere tra comprare le divise per i lavoratori o pagare i ticket, dall'altra abbiamo un direttore generale da più di 150.000 euro all'anno. Il dottor Zoli, direttore generale di AREU, dal 2008 oggi ha accumulato quasi 2 milioni di euro e predica il risparmio. Il classico generale da armiamoci e partite. Il terzo soccorritore sulle ambulanze per loro è un bene su cui poter risparmiare. Ma la macchina aziendale assolutamente no. Nel 2019 la dirigenza di AREU, nata come azienda snella che non doveva avere dipendenti, è costata 2 milioni di euro in soli stipendi più tutto il resto. E ai soccorritori e tecnici della stessa centrale operativa, quindi dipendenti pubblici dell'agenzia, non riconoscono nemmeno l'identità di rischio. Oggettivamente direi che nel soccorso lombardo bisogna rivedere tante cose, partendo da questo baraccone milionario che chiamano AREU. I lavoratori meritano rispetto, riconoscenza, meritano un riconoscimento professionale, delle giuste indennità e delle giuste tutele. Se c'è da risparmiare, che si risparmi sugli stipendi, sui bonus e sui benefici dei padroni, non sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini che usufruiscono tutti i giorni del servizio. La salute è un diritto, lucrare su di essa un abominio. Mentre i padroni banchettano sulle nostre spalle, noi lavoratori siamo pronti a marciare spalla a spalla per difendere questo diritto fondamentale. Grazie a tutti.